Per quanto riguarda le deformità ed altre anomalie fisiche, la regola sarebbe la seguente. Come la sfrenatezza sessuale si ripercuote sullo stato mentale, così l'impiego disordinato dei poteri mentali può creare nelle esistenze future dei disordini fisici. Secondo una massima occulta, una menzogna è contemporaneamente un delitto e un suicidio nel mondo del desiderio. Gli insegnamenti dei fratelli maggiori contenuti nella cosmogonia dei Rosa Croce spiegano come ogni azione viene registrata nel mondo invisibile da una forma pensiero ed ogni volta che tale azione è discussa o commentata, una nuova forma pensiero viene ad aggiungersi alla prima e la rafforza, purché entrambe abbiano il medesimo grado di vibrazione. Se, tuttavia, nel parlare di uno stesso fatto se ne fa una versione falsa, le vibrazioni originali dell'azione e quelle della successiva versione non coincidono e cozzano fra di loro. Se la forma pensiero che corrisponde alla realtà dei fatti è sufficientemente forte, verrà ad imporsi su quelle formate dal racconto inesatto. Per contro, se i discorsi e i commenti inesatti sono i più forti, le forme pensiero che creano potranno annullare quella vera che corrisponde all'avvenimento iniziale. Successivamente queste forme pensiero, inesatte, cozzeranno e si guasteranno e alla fine si annulleranno, in quanto che, in ultima analisi, tutto lavora per il bene. Così, una persona che conduce una vita pura, sforzandosi di vivere secondo le leggi divine e che ricerca ardentemente la verità e la giustizia, crea attorno a sé delle forme pensiero di natura corrispondente. Il suo spirito lavora in armonia con la verità. Quando sarà giunto il momento, nel secondo cielo, di creare l'archetipo della sua futura esistenza, mediante le abitudini coltivate nella vita appena abbandonata, si alleerà intuitivamente con le linee di forza del bene e del vero. Queste ultime, essendo costruite nel suo corpo stesso, creeranno un accordo perfetto tra i suoi futuri veicoli e la persona godrà di buona salute nella sua futura esistenza fisica. Per contro, coloro che in precedenti esistenze avevano seguito un punto di vista errato, disprezzando la verità e vivendo di scaltrezze o di egoismo non curanti del benessere altrui, nel secondo cielo saranno destinati a vedere le cose sotto un aspetto distorto, corrispondente al loro modo abituale di pensare. Così si formerà un archetipo colmo di imperfezioni, e conseguentemente, nell'esistenza futura, il loro corpo presenterà delle imperfezioni organiche. Dobbiamo però invitare lo studioso a non trarre, da quanto appena detto, delle conclusioni affrettate per i pericoli che ne potrebbero derivare. Noi abbiamo esposto semplicemente dei concetti generali che in alcuni casi richiedono un esame particolare. Non è nostra intenzione dire che tutti coloro che posseggono oggi un corpo sano e vigoroso siano sempre stati dei modelli di virtù in ogni loro vita passata e che chi soffre oggi di una malattia o di un'infermità qualsiasi debba essere stato in precedenza un mascalzone o un buon a nulla. Nessuno di noi è capace di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Spesso siamo ingannati dai nostri sensi, i quali ci forniscono dei dati illusori. Una strada lunga sembra apparentemente che si restringa e scompaia all'orizzonte,
mentre in realtà la sua larghezza è immutata dall'inizio alla fine. Il Sole e la Luna sembrano molto più voluminosi quando sono vicini all'orizzonte che non quando si trovano allo zenith. Sappiamo tuttavia che non è così e che la loro dimensione non varia qualunque sia la loro posizione nel cielo. Quindi occorre sempre fare delle concessioni, essere pronti ad ammettere dei punti di vista diversi e a rettificare le impressioni che i nostri sensi ci forniscono. Altrettanto è per tutto quanto esista nel mondo. Quello che oggi sembra vero, secondo le attuali condizioni di vita, domani non lo sarà più. Di conseguenza, non possiamo conoscere tutta la verità nelle condizioni evanescenti ed illusorie dell'esistenza fisica. La verità senza veli non può esserci interamente svelata. Solo quando entreremo nelle sfere superiori e particolarmente nella regione del pensiero concreto, cominceremo a percepire le verità eterne. Ne consegue che inevitabilmente commetteremo errori su errori, malgrado i nostri appassionati sforzi per conoscere la verità e per proclamarla. Queste difficoltà ci renderanno impossibile la costruzione di un corpo completamente armonico. Se la cosa fosse possibile, il nostro corpo sarebbe immortale, ma noi sappiamo che non è nel disegno di Dio accordare l'immortalità all'essere fatto di carne, poiché, come dice San Paolo, né la carne né il sangue possono ereditare il regno di Dio. Non ignoriamo che fino ad oggi una percentuale molto piccola di persone è pronta a vivere secondo la verità, come è da essa compresa e a praticarla nei confronti del prossimo in una vita di servizio, di rettitudine, immune da ogni tipo di male. Allora possiamo capire come questi esseri elevati siano apparsi sulla Terra solo a rari intervalli, perché l'uomo non aveva ancora sviluppato l'altruismo che è stato portato sul nostro pianeta dalla venuta del nostro Redentore. Prima di quell'epoca l'etica era ancora più bassa di quello che è ai giorni nostri. La maggior parte degli esseri umani non si preoccupava di ricercare la verità. La loro unica preoccupazione era di accrescere le ricchezze, la potenza, il prestigio personale. Gli uomini erano poco inclini, per natura, a tenere conto dell'altrui interesse. Non consideravano cosa riprovevole dire una bugia. Anzi, la ritenevano cosa lodevole in occasioni determinate. Gli archetipi presentavano molti punti deboli. Ne risulta che le nostre funzioni organiche oggi sono danneggiate dagli errori del passato e soprattutto che il corpo degli occidentali diventa sempre più nervoso e sensibile al dolore, via via che l'ego raggiunge una coscienza più elevata.